la carena simmetrica e storta nelle gondole veneziane, ma in questo caso dipende dalla particolare forma. Si arrabbia, si separa il lago superiore e il lago di mezzo, che è quella strada che porta Verona. Costruito sopra il cielo, aveva messo le stampe 12 posti in cui si moriva il testato. Ecco, noi stiamo navigando in un previsto che è il vero capolavoro di ingegneria idraulica, che è la prima che separa il lago superiore e il lago di mezzo, che è quella strada che porta Verona. Costruito sopra il cielo, aveva messo le stampe 12 posti in cui si moriva il testato. Ecco, noi stiamo navigando in un previsto che è il vero capolavoro. Le valsate del Picrini che rendevano estremamente difficili le condizioni di vita delle popolazioni di Manza vede il suo territorio, quindi contemporaneamente risolveva anche il problema della difesa della città, un problema essenziale. Ecco, il tutto però doveva assolvere una condizione che spesso gli architetti moderni, volutamente o meno, non tengono conto: rendere bello il paesaggio. Quando oltrepassate il ponte ad arco che abbiamo davanti a noi, saremo nella nostra sinistra, tra poco vedremo che la sponda leggermente. Siamo nella località infatti del bus del gatto, o del gatto per noi mantovani, ma che io agli ospiti non so se tra di voi ospiti qui oggi ci sia qualche professore di storia o qualcuno che ama sentire la verità. A loro vanno le mie scuse, ma a me piace proprio così, la nascita della mia città velata di una certa magia. È una profondità uniforme, mantenuta costante sui 5-6 metri con la diga di governo, dove l'uomo regola la portata dell'acqua di fiume. Lo innalza di 5-6 metri, lo rende navigabile da Manta fino al Poi, grazie alla diga di governo, ma se noi ora siamo in grado di navigare. Quindi il termine artificiale che di solito assegno ai nostri laghi, all'inizio della conversazione, della navigazione, va inteso in questo senso: quella diga posta a governo, sono state si era occupato della sistemazione del corso di Venicio. Ecco, io vorrei invitare i gentili ospiti qui a soffermare il loro sguardo sulla nostra destra, questa splendida scenografia della città di Mantova, della città. Ecco, il cuoco ha suonato la campana, insomma, la campanella di bordo, e quindi chi vuole, diciamo, può accomodarsi nel salone ristorante. È aperto il buffet. Il cuoco è Fernando Aldighieri, gestore proprietario del ristorante Dolvai di Cancellario, a cui abbiamo affidato la cucina di bordo. Vediamo delle torri di distillazione che emergono dei pioppi e si appartengono alla raffineria Egypt di Mantova, la raffineria di petrolio che sorge sull'area della Cipata, la famosa Cipata, dove probabilmente sorgeva un confluente di frati. Se usate molta fantasia potete immaginare anche un frate che schiaffetta nel pioppetto che fa poco avremo qui sulla nostra sinistra superiore, il quale nei suoi versi, in latino maccheronico, ma soprattutto nel pathos, il suo lavoro, egli esprimeva odio verso tutto il mondo, ma decantava le belle donne nella cucina mantovana, che era logicamente il cuoco cercato oggi in portone, qui a Bovella Madonna Beata.
quella è mia un cospetto, ma lei è una tenca. Oh, hai visto che ti ha fatto guidare lo zio che dicevi di no, te lo detto facci. Ascolta, vai contro lì la coppola che vediamo se si rompe la barca. Dai, diritto. La seconda adesso però è la prima, quindi è la temperatura. La calde. Guarda che bello. La malattia. Guarda che bello, ma luce, ornamento, anche qui roba. Sì, sarà quello, sì. Dai, che accendo qua. Dai, per il accendere, poi viene comandato da qui.